Nome? Davide. Nome? Mario. Ok, da dove venite? Io da Saronno, Sardegna. Ok, voi siete? Io sono il maestro di Kung Fu Tien Su, stile Tien Su, qua sono al terzo grado e quarto grado istruttore di MMA, Total Combat. Sono il tecnico nazionale per il Kone della Muay Thai e per l'MMA, arti marziali miste della Total Combat. Oggi cosa avverrà in questa palestra? Ci sarà diviso quello stage in tecniche avanzate in piedi, quindi che arriveranno proprio dalla Muay Thai, di cui c'è lui come rappresentante, che voglio dire è un bel nome, e poi si passerà alla lotta a terra, proprio come lotta libera, greco-romana, eccetera. Qualche consiglio per i giovani per attirarli, diciamo, in questo mondo MMA? I giovani sicuramente devono venire allo sport, è meglio di stare in strada, perché lo sport è un fondamento che non deve mai mancare per i giovani. Oltretutto migliora la mente e il corpo. Assolutamente. Un consiglio comunque, ho notato che l'MMA serve anche per difendersi, comunque in strada è molto praticato, diciamo, ma è anche una questione che aiuta interiormente a crescere e maturare dentro? Assolutamente sì, sia per strada come tecnica di difesa personale, ma soprattutto perché prendi coscienza di determinate cose che possono succedere. Qualche altro consiglio? Ma consigli in genere, basta venire qua in palestra, poi c'è Davide che è un grande, qua a Saronno, quindi l'unica è venire e mettersi una tuta e allenarsi e basta. Nome? Stefano. Da dove vieni? Da Milano. Puoi raccontarci gentilmente la tua storia? Sì, allora io sono attualmente il direttore tecnico della Warfighters Club Self Defense Academy, che è un'accademia di self defense, arti marziali e sport da combattimento di Milano. Ho iniziato nel 1976 con la pratica del judo, che pratico tutt'oggi, sono un maestro di judo, quinto dan, membro di una commissione tecnica nazionale della FESIC. Nell'arco poi della mia carriera mi sono avvicinato ad altri sistemi e ad altri sport da combattimento, per finire poi ad oggi a praticare, oltre che il judo, il Krav Maga, l'MMA, che tra gli sport da combattimento è quello che ad oggi è ovviamente il più completo, perché ti permette di lavorare sia in piedi sia a terra, cosa nella quale io mi trovo bene, perché comunque per la mia pratica del judo da anni lavoro a terra. Diciamo che ho un bagaglio tecnico molto molto grande. Hai detto che sono quanti anni che pratichi questa disciplina? Ma praticamente questa oramai sono una decina d'anni che ho iniziato a conoscerla, ad avvicinarmi e quant'altro. E un consiglio che vorresti dare ai giovani per avvicinarli nel mondo di MMA? Ma come ho detto prima, l'MMA, a differenza degli altri sport da combattimento, è uno sport da combattimento completo, che ti permette di, come ho detto, lavorare sia in piedi sia a terra, e comunque ti aiuta sia a livello mentale per la concentrazione, per il fatto che comunque, essendo all'interno di una gabbia, molto spesso hai un contatto con l'avversario che è continuo, e quindi anche da un punto di vista mentale ti aiuta molto nella concentrazione, nello stare sempre sul pezzo. Quindi serve anche per una disciplina interiore, sì, per... è qualcosa che comunque da molti può essere visto comunque come semplicemente due persone che si picchiano, ma in realtà non è così, perché comunque c'è sempre il rispetto per l'avversario e aiuta noi stessi comunque, proprio anche da un punto di vista psicologico. Thank you.
Nome? Alex. Da dove vieni? Da Brescia. Di quale scuola fai parte? Di Mareo Rama. Ok, alcune tue esperienze, mi hanno detto che sei un combattente molto, diciamo, nell'Italia molto diffuso, molto nominato. Sì, ultima gara è Cagliari con MMA. Ah. Hai vinto? Vinto qualche gara, dove soprattutto? Sì, è ultima gara, hai vinto anche Rimini K1 con Mareo Rama. Da quanto tempo che fai MMA? Già quasi 7 anni. E se vorresti consigliare a un ragazzo di avvicinarsi nel mondo MMA, cosa gli diresti? Non lo so. Gli diresti sicuramente vieni, che così impari tante cose, serve anche per crescere, sì. Tu, no? Sì, per quello sì. Ok. Sì. Grazie. Prego. Nome? Vadim. Da dove vieni? Russia. Di quale scuola fai parte? MMA Team Rama, Mario Rama. E anche tu sei un combattente, giusto? No, non ho ancora combattuto, io sono apprendente alle prime esperienze, che sto prendendo questa tecnica qui, arti marziali in generale. Alcune tue esperienze come le descriveresti? Ti piacciono oppure consiglieresti comunque ai ragazzi di avvicinarsi al mondo di MMA? Sì, voglio dire che MMA praticamente non è solo come tanti pensano una lista da strada, MMA è molto di più, è uno stile di vita. Sì, invece che stare a casa, non fare un cazzo, oppure andare lì a farsi le canne, sì. Oppure in discoteca, sì. Ok, molto sincero ragazzo. Sì. E tu da quanto tempo che pratichi MMA? Un anno e mezzo, prima ho fatto difesa personale. Nome e cognome? Novelli Davide. Da dove vieni? Torino. E con quale, presso quale scuola ti alleni? Io insegno presso la palestra Amfitalia e sono fondatore della Meio Academy. E come mai hai scelto di fare MMA? Ma diciamo per trovare un lavoro un po' più completo nel combattimento, e mi sono avvicinato a questa disciplina circa 2 anni fa. Da quanto tempo ora fai MMA? 2 anni. Due anni, come alcune esperienze personali? Ma diciamo che io ho praticato quasi tutta la vita arti marziali, ho abbandonato poi per una decina di anni circa, e mi sono avvicinato a questa disciplina proprio per interesse e poi conoscendo quello che è il mio maestro, che si chiama Mario Rama, mi sono diplomato presso la sua scuola e ho cominciato a insegnare. Quale consiglio vorresti dare ai ragazzi di oggi per avvicinarsi nel mondo delle arti marziali, soprattutto nella disciplina MMA? Diciamo che il consiglio più importante che posso dare è di praticare qualcosa che fa stare bene, innanzitutto. Se
non c'è bisogno di aver praticato, è ovvio che aver praticato più discipline dà un vantaggio per avvicinarsi a uno sport così duro, però si può cominciare anche partendo da zero, insomma avendo un buon istruttore si può fare tutto. La cosa importante è non essere morte e distruzione, no? Non ci sono nemici, no? La cosa importante è uno spirito di fratellanza, fuori dal ring onore e rispetto sempre. Okay, questo è molto bello. Un'altra domanda, un'ultima domanda, quindi diciamo che l'MMA, oltre a fare il discorso dell'allenamento, praticare comunque il discorso di autodifendersi, ma insegna anche interiormente e personalmente, giusto? Insegna tantissimo la disciplina perché la preparazione è molto dura, quindi già mette alla prova il nostro sacrificio e comunque prendere un colpo, faticare in palestra per mettersi in forma non è una cosa semplice da fare, no? Poco tutti i giorni, sicuramente può aiutare in tantissime cose, a scaricare lo stress, chi magari studia è un ottimo modo per alleggerire, no, proprio la testa in quelle due ore di allenamento, e sicuramente si traggono dei benefici poi nello studio. Una curiosità, puoi spiegarci perché oggi sei conciato in questo modo? Oggi sono conciato in questo modo, un incidente insomma fa parte del mestiere con uno dei miei ragazzi, ho tolto il gesso soltanto giovedì, però insomma un evento importante, un raduno importante. Non volevi mancare? Non si poteva mancare. Ok, perfetto, ti ringrazio e buona continuazione. Grazie.